Ciao a tutti, è un video strano, non pensato, non scritto, così a condividere un'emozione, una storia, qualcosa che ho vissuto sulla mia pelle. Sono stato in Palestina 2 volte, abbiamo portato un progetto per creare un gruppo di clown dottori nell'ospedale pediatrico di Betlemme. E lo abbiamo fatto con un personale palestinese, fatto principalmente di donne. E quando sono partito ero spaventato perché comunque mi avevano parlato della tensione, ma io non mi faccio spaventare. Quindi siamo partiti, abbiamo mentito perché non potevamo dire di andare ad aiutare dei bambini in Israele, no? Se avessero saputo che atterravamo per andare in Palestina non ce l'avrebbero permesso. Quindi abbiamo dovuto mentire, abbiamo dovuto dire che andavamo lì per una visita culturale cristiana. E già questo per me è alquanto simbolico di un qualcosa di non detto, perché di queste cose in Italia non si parla. E quando ho vissuto in Palestina ho potuto vedere con i miei occhi cosa vuol dire fare il passaggio che molti fanno tutti i giorni da Betlemme a Gerusalemme, un passaggio in un corridoio, con le sbarre, con soldati, con mitra. E in Palestina sono stato anche fermato, anche più di una volta, per strada. Da dei soldati giovani perché avevano 20 anni, posti di blocco nel territorio palestinese senza nessun motivo. Siamo stati fermati e con tutto che comunque eravamo europei, siamo stati controllati in tutto, anche fisicamente, perquisiti, interrogati. E stiamo parlando di un po' di anni fa, ma poi anche se sono qualche anno, insomma, che non torno, ho parlato con i miei amici che ancora fanno i clown a Betlemme ed è una situazione assurda. Non si parla di questo in televisione ed è per questo che nasce questo video. Gli insediamenti illegali, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando come se qui in Italia a un certo punto c'è un colle libero e il giorno dopo c'è una recinzione e se noi andiamo lì e diciamo solo perché c'è questa recinzione, ci sono dei militari con dei mitra che dicono questo è territorio francese e basta. Non potrebbe esserci in Italia questa cosa qua, no? Ci sarebbe una guerra subito. E invece in Palestina è un continuo. In Palestina e li ho visti questi insediamenti illegali. Da un giorno all'altro arrivano i camion, prendono possesso di un colle, lo fanno loro, ci costruiscono un insediamento e dicono che è un insediamento. Punto. E non c'è storia. Quella perpetuata da Israele verso la Palestina è una dittatura militare continua. Molto logorroica. Ho degli amici che più di una volta sono stati a portare il circo nella striscia di Gaza, ma fino all'anno scorso, fino a gennaio di quest'anno, e mi hanno fatto vedere immagini di bambini, di ragazzi, di uomini con voglia di vivere, che hanno imparato a salire sui trampoli, a giocolare, dell'arte del clown. Allo stesso tempo, però, in quei video certe volte c'era la possibilità di sentire lo scoppio di un'arma, perché lì la guerra c'è, c'era, adesso sembra che Hamas abbia così, si sia inventata da un giorno all'altro di fare una strage. E io sono contrario alle stragi. Sono contrario al terrorismo, sono contrario a tutto quello che sta succedendo.
Non sono un uomo di guerra, sono un uomo di pace. Solo che io non posso sentire in televisione siamo tutti israeliani. No, non è giusto, secondo me. Non mi sento né israeliano né palestinese. Non mi sento di giustificare nessuno di questi due atti. Però, io ho ospitato in casa mia due artisti israeliani. Meravigliosi, stupendi, empatici, e loro mi hanno chiesto di ospitare un loro amico. Io e Laura lo abbiamo fatto volentieri perché quando possiamo aprire casa nostra lo facciamo. E quando questa terza persona ha visto in una cartina che teniamo su una parete che eravamo stati in Israele, ha iniziato a farci delle domande. E quando ha capito che noi eravamo stati in Palestina per aiutare i palestinesi, ha cominciato ad usare anche parole offensive, dicendo che perdevamo tempo per un popolo così. Era iniziata a diventare molto, molto dura la faccenda, perché io, con tutto che sono molto calmo, ho iniziato un po' ad arrabbiarmi, a fargli delle domande, no? A fargli sottolineargli che non era possibile che Israele rispondesse in questo modo verso la Palestina, e lui mi rispose: se un bambino è cattivo va punito. Cioè, mi disse proprio queste parole. E quando io gli risposi, ma me lo ricordo come se fosse oggi, che sono d'accordo che un bambino va punito, ma se un bambino ruba una caramella, gli si parla. Gli si fa capire che non deve farlo, non lo si mette dentro uno sgabuzzino completamente legato, senza pane e senza acqua per 2 giorni, perché quella è tortura. I suoi amici hanno dovuto fermarlo, hanno iniziato a parlargli in ebreo, e io sono stato costretto, mio malgrado, a rifiutare la mia ospitalità, a dirgli: dormite questa notte, ma domani ve ne andate. E io non ce l'ho con lui, poveretto, perché sicuramente era il prodotto di una propaganda, il prodotto di una bolla dove a questi ragazzi giovani gli raccontano una realtà che non è quella. E ce la stanno raccontando in televisione, una realtà che non è quella. Si parla di vivere in Palestina sotto una dittatura. Signori, la dittatura è quando tu stai dormendo a casa tua e arrivano dei militari israeliani e ti portano via per interrogarti. E non hanno bisogno di altro che delle loro armi. E ho sentito persone a cui è successo. Quindi questo video è solo una testimonianza di quanto io sia sconvolto da una narrazione che non è reale, perché una guerra è sempre una storia di entrambe le parti. E sicuramente, se studiate e leggete libri sul conflitto israelo-palestinese, come ho fatto io, e se parlate con persone che ci hanno vissuto, vi racconteranno una storia abbastanza diversa da quella che raccontano i giornali e le televisioni. Sono sconvolto da quello che sta accadendo, perché ci sono persone che conosco lì, e gli esseri umani, quando sono legati da un'emotività, chiaramente vivono le situazioni del mondo in maniera differente. Io non conoscevo nessuna ucraina. In Ucraina, chiaramente, ne sono stato sconvolto, ma adesso ancora di più. Quindi, per questo video non è uno scopo preciso, non ha un obiettivo, non è rivolto a qualcuno. Questo video è solo un mio sfogo. Questo video è solo per ricordarmi di quello che sta accadendo. Questo video è al massimo un suggerimento di viaggiare, di conoscere, di parlare, di informarsi e controinformarsi e di non parteggiare.
di non essere per uno o per l'altro, ma di cercare la reale verità. Non c'è una risposta e non c'è neanche una soluzione semplice. C'è solo questo senso di impotenza. E io oggi mi sento così e volevo condividerlo con voi. Grazie.